Se vogliamo individuare un momento chiave per l'industria aeronautica italiana e per il paese, come una sliding door, questo è rappresentato sicuramente dal G91. Da un lato, questo caccia leggero, progettato e costruito negli anni 60 dall'ingegner Gabrielli presso la Fiat Aviazione, riuscì ad imporsi su altri 8 aerei concorrenti nel concorso NATO e puntò ad essere un aereo da supporto tattico presso le nazioni appartenenti alla NATO. Ma dall'altro sbarrò definitivamente le porte a un'altra azienda italiana che aveva progetti altrettanto validi, se non superiori. Immaginiamo quindi questo video come un come è andata, mentre nel prossimo video esamineremo il come sarebbe potuto andare. Ma concentriamoci sulla realtà dei fatti e andiamo a scoprire un po' di storia e tecnica del G91 in modo diverso dai soliti documentari che si possono trovare, come ormai sarete abituati sul mio canale. Se questo video dovesse risultare di vostro gradimento, io vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, un commento, a condividere. Mentre se volete supportare ulteriormente il canale, il mio progetto, vi lascio i metodi con cui è possibile farlo. È il 1952. Siamo a Lisbona, dove si svolge il nono consiglio della NATO, nel quale vengono stabilite linee guida ed obiettivi per rafforzare la difesa collettiva europea, tra cui l'aumento delle forze convenzionali e la creazione di un bilancio comune per la difesa. Alcuni mesi più tardi, nel 1953, venne redatto un documento chiamato NATO Basic Military Requirement 1, NBMR 1, contenente i requisiti per il cosiddetto Lightweight Tactical Strike Fighter, ovvero un aereo da combattimento leggero di piccole dimensioni, equipaggiato con avionica e sistemi d'arma non troppo sofisticati, semplice da manutenere e in grado di operare con il minimo supporto di personale a terra. Di conseguenza, tutte le aziende aeronautiche europee e statunitensi furono invitate a partecipare a questo concorso. L'obiettivo era quello di dotare i paesi appartenenti alla NATO di un velivolo da combattimento in grado di essere dispiegato immediatamente verso le basi nemiche a basso costo, in grado di trasportare armamento convenzionale e/o nucleare e in grado di fornire supporto alle truppe a terra. Come possiamo vedere, si inizia a intravedere una prima standardizzazione all'interno della NATO. Ma con uno dei paesi alleati che chiama la NATO OTAN, secondo voi poteva mai concretizzarsi questo obiettivo? Ma andiamo per gradi. I requisiti da soddisfare per aggiudicarsi il concorso erano: distanza di decollo non superiore a 1100 metri, considerando un ostacolo a fine pista alto 15 metri. Il velivolo doveva avere la capacità di operare da piste semipreparate, manti erbosi, strade o superfici ricoperte da lamiera d'acciaio, le cosiddette grelle. Doveva avere una velocità massima di almeno Mach 0,95 e un range di 280 km, con la capacità di orbitare sull'obiettivo per almeno 10 minuti. Il velivolo doveva avere un peso massimo al decollo di 4.700 kg e un peso massimo a vuoto di 2.200 kg. L'armamento prevedeva 4 mitragliatrici da 12,7 mm o 2 cannoni da 20 mm o 30 mm, rispettivamente con 300, 200 e 120 colpi. Addizionalmente, il velivolo doveva poter trasportare 12 razzi da 3 pollici, 2 bombe da 500 libbre, 2 contenitori napalm o 2 ulteriori mitragliatrici. Bisognava prevedere delle protezioni sia per il pilota che per il combustibile, proprio perché il velivolo doveva fornire supporto alle truppe a terra, quindi doveva volare a bassa quota e quindi doveva essere opportunamente protetto da possibili colpi nemici. Era richiesta una buona manovrabilità ed un'alta velocità di rollio, 100 gradi al secondo a Mach 0,9 sul livello del mare. E infine doveva essere equipaggiato, e qui vediamo ancora il tentativo di standardizzare l'equipaggiamento, con radio HF, IFF e TACAN. Al fine di coordinare e promuovere la ricerca scientifica, soprattutto in ambito aeronautico, nello sviluppo e condivisione delle nuove tecnologie all'interno dei paesi della NATO, ma anche per valutare i progetti presentati dalle varie aziende, fu istituita la cosiddetta AGARD, il cui presidente era il noto Theodor von Karman. Un fisico e matematico molto importante, famoso soprattutto per i suoi studi sull'aerodinamica, è considerato un pioniere nell'uso delle gallerie del vento, considerando
con cui ha contribuito in modo significativo a sviluppare teorie del volo supersonico e ipersonico. Alla commissione quindi vengono presentati 9 progetti. Oltre al Fiat G91 abbiamo il Breguet BR1001 Town francese, il Dassault Mystère 26, che successivamente verrà rinominato Étendard 4, sempre francese. Gli inglesi proposero il Folland Gnat e una versione alleggerita del Hawker Hunter. Abbiamo anche il Northrop N156 americano, che possiamo definire un antenato dell'F5. Poi abbiamo il Sud-Est Bardeur e infine un altro aereo italiano, che sicuramente molti di voi avranno già capito di quale aereo si parla, ma per chi ancora non avesse intuito il nome di questo velivolo, che sarà appunto il protagonista del prossimo video, diciamo che non svelo il nome, in modo da lasciare ancora un alone di mistero. Nel gennaio del 1958 il Fiat G91 fu dichiarato ufficialmente il vincitore, battendo tra i finalisti il Breguet BR1001 e il Dassault Mystère, scatenando, diciamo così, l'ira e l'indignazione dei francesi. Dopo aver accennato alla storia e al contesto che ha portato alla nascita del G91, siamo pronti per tuffarci letteralmente nel cuore della tecnica. Cerchiamo quindi di capire come l'ingegner Gabrielli e il suo team siano riusciti a soddisfare le specifiche del documento NATO e come questi requisiti abbiano modellato le forme e definito le caratteristiche del G91. Iniziamo proprio dal primo requisito, distanza di decollo inferiore ai 1100 metri o, se vogliamo, 3500 piedi. Come si fa a progettare un velivolo in grado di decollare in uno spazio così ristretto? Come sempre vi risparmio passaggi e dimostrazioni matematiche, ma possiamo affermare che la distanza di decollo è una funzione che dipende da 3 parametri, che possiamo chiamare A, B e velocità di decollo. Il parametro A è una funzione del rapporto di spinta. Attenzione però, rapporto di spinta statico, ovvero utilizzando la spinta statica, che sta a indicare la quantità di spinta massima che si ottiene con velivolo fermo a terra, a livello del mare e in condizioni di atmosfera standard. Il parametro B invece dipende dal peso del velivolo, dai coefficienti di portanza e resistenza, che però notate hanno un pedice G, ground. Questo vuol dire che questi coefficienti sono diversi dai coefficienti di portanza e resistenza che possiamo registrare in volo. Avremo per esempio i flap estratti, avremo la presenza di un carrello che modificherà sicuramente questi parametri, l'effetto suolo e così via. E infine abbiamo la dipendenza dalla superficie alare. Per quanto riguarda invece la velocità di decollo, essa è definita come 1,2 per la velocità di stallo. Qual è uno dei parametri che regola la velocità di stallo? Se avete visto il video sull'F104, saprete sicuramente rispondere alla domanda, ovvero il carico alare, peso del velivolo diviso la superficie alare. Nel caso dell'F104, che aveva una piccola superficie alare, il carico alare era molto elevato e questo determinava un'elevata velocità di stallo. Questo che vuol dire che la velocità minima che garantisce ancora una certa portanza al velivolo è abbastanza alta. E questo non è tanto un bene, soprattutto nelle fasi in cui il velivolo deve andare a bassa velocità come durante le manovre di decollo e atterraggio. Nel caso del G91 si cercò invece di mantenere il carico alare il più basso possibile nelle diverse configurazioni, quindi sia nel caso clean, ovvero senza armamento, che con le diverse tipologie di armi montate, come possiamo vedere in tabella. Oltre a questi parametri controllabili dai progettisti, la distanza al decollo di un velivolo dipende anche da fattori esterni, quali la temperatura esterna, il vento e l'altitudine alla quale si trova la pista. Possiamo quindi vedere una tabella presa dal manuale di volo del G91R4 che mostra le varie distanze di decollo al variare proprio di queste variabili, temperatura, altitudine e vento. Come possiamo quindi notare, non esiste un unico valore di distanza di decollo di un velivolo, ma abbiamo una matrice di valori e nel caso del G91 possiamo vedere che la maggior parte di questi valori è inferiore ai 3500 piedi richiesti dal requisito.
Nel caso dell'atterraggio le cose non cambiano molto, se non che la velocità di atterraggio è definita come 1,3 per la velocità di stallo, e per ridurre appunto questa distanza nel G91 venne installato in coda un paracadute che si estraeva sul comando del pilota una volta che il velivolo aveva toccato terra, in modo appunto da rallentare la corsa d'arresto e permettere al velivolo di arrestarsi in spazi relativamente brevi. Oltre però alle distanze di decollo e atterraggio, il velivolo doveva essere in grado di operare su piste non convenzionali. Decollare da piste non convenzionali comportava per i velivoli a getto una serie di criticità non indifferenti rispetto ai velivoli ad elica che erano abituati, diciamo così, a operare su queste tipologie di piste improvvisate. Vediamo un po' vantaggi e svantaggi. Innanzitutto, un velivolo a getto è particolarmente suscettibile ai danni da detriti, il cosiddetto FOD, e in piste non convenzionali sassi, polvere, erba, fango possono essere aspirati nel motore causando potenziali danni. Su piste di questo tipo la resistenza al rotolamento è molto più alta. Questo significa che un velivolo a getto può richiedere una distanza di decollo più lunga e quindi non soddisfare più il primo requisito, oppure una maggiore spinta da parte del motore per raggiungere la velocità di decollo desiderata. Al contrario, invece, dei velivoli ad elica, che hanno la caratteristica di avere un'efficienza migliore a basse velocità. E quindi la resistenza al rotolamento, che comunque è presente, non è un parametro così importante, così impattante, tale da determinare un eccessivo aumento della distanza di decollo. E infine l'instabilità. Le piste semipreparate possono presentare irregolarità, instabilità del terreno, causando sollecitazioni più o meno intense durante le fasi di decollo e atterraggio, che possono portare a due problemi. Uno, causare una vera e propria instabilità durante il decollo e l'atterraggio, rendendo più difficile il controllo del velivolo da parte del pilota in queste fasi, ma anche sollecitare eccessivamente il carrello se non opportunamente progettato. L'ingegner Gabrielli quindi dovette progettare il G91 in modo da superare queste difficoltà e si concentrò soprattutto sul carrello d'atterraggio, andando a dimensionare opportunamente le ruote, la pressione di gonfiaggio, la struttura e la configurazione del carrello. Il carrello d'atterraggio del G91 era di tipo triciclo retrattile, con due gambe principali montati sotto le ali e una gamba anteriore montata sotto la fusoliera. Ogni gamba aveva un singolo pneumatico e, come detto, poteva essere completamente retratta all'interno delle ali e della fusoliera per ridurre la resistenza aerodinamica durante il volo, come ben sappiamo. In particolare, nel ritrarsi all'interno, la gamba anteriore compie una rotazione di 90 gradi e la ruota viene alloggiata di piatto sotto la presa d'aria, mentre le gambe posteriori vengono retratte all'interno delle semiali, ma le ruote, ritraendosi, vengono alloggiate all'interno della fusoliera. Questo perché? Perché le ruote del G91, per poter operare su piste non convenzionali, devono avere delle dimensioni maggiori. Cerchiamo di capire il perché. Abbiamo detto che uno dei parametri che influenza maggiormente la capacità di un velivolo di decollare in spazi ristretti, anche in piste semipreparate, è data dalla resistenza al rotolamento. Bisogna quindi ridurre questa resistenza al rotolamento. E per farlo possiamo osservare che su superfici morbide o irregolari, come l'erba, la ghiaia o la terra, un'area di contatto più ampia può aiutare a distribuire il peso del velivolo su una superficie più grande, riducendo così la resistenza al rotolamento e prevenendo l'affondamento delle ruote nel terreno stesso. Oltre a questo, un'area di contatto più ampia può offrire una maggiore trazione, migliorando le capacità del velivolo di accelerare e rallentare efficacemente. Le dimensioni della ruota sono strettamente collegate alla pressione di gonfiaggio. Avere una ruota più grande equivale ad avere una ruota con una pressione di gonfiaggio più bassa. E questo era un po' in controtendenza rispetto al progetto dei velivoli di quegli anni. Infatti in quegli anni la tendenza era quella di aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici in modo tale da avere delle ruote più piccole e soprattutto più leggere. Questo per due motivi. Uno, il peso del velivolo iniziava a giocare un ruolo fondamentale sulle capacità operative del velivolo.
E quindi si cercava di progettare ciascun componente, quindi anche la ruota, quanto più leggero possibile, in modo da non aumentare troppo il peso totale del velivolo. In secondo luogo, le dimensioni della ruota in questo modo potevano essere più piccole e questo facilitava l'alloggiamento all'interno delle semiali, le quali anche con lo sviluppo della tecnologia tendevano ad essere più sottili. Quindi la progettazione del G91 e soprattutto del suo carrello d'atterraggio andava in controtendenza rispetto alla classica progettazione dei velivoli da combattimento di quegli anni, ma questo perché le esigenze operative erano diverse. Si scelse quindi una pressione di gonfiaggio di 3,5 kg su centimetro cubo, o se vogliamo 50 psi. Si stabilì quindi che questa pressione di gonfiaggio era un ottimo compromesso tra le dimensioni delle ruote, che dovevano essere abbastanza grandi ma non troppo pesanti da non andare a intaccare poi l'altro requisito, che era proprio sul peso del velivolo. Come potete notare, inoltre, tutte le gambe erano dotate di una sorta di parafango, proprio per la storia dei detriti di cui ho parlato all'inizio. Oltre a questo, la struttura stessa del carrello d'atterraggio del G91 era particolare. Se osserviamo in particolare il carrello d'atterraggio anteriore, ci accorgiamo che esso ha una forma particolare. È composto cioè da una serie di leve che rendono la struttura diversa, ad esempio, dal carrello principale. Questo fondamentalmente per due ragioni. Uno, con questo tipo di struttura si riesce meglio ad assorbire gli urti in fase d'atterraggio e durante il taxi, se dovessero presentarsi delle irregolarità durante la manovra. Ma oltre a questo c'è da dire che in un carrello convenzionale, su una pista convenzionale, quindi formata da terreno livellato e solido, il punto di contatto dello pneumatico con il suolo si trova posteriormente rispetto al punto in cui il carrello può ruotare. Se ci troviamo invece in un terreno morbido, durante la manovra davanti al carrello si accumulerà ad esempio della terra, andando a modificare il punto di contatto della ruota con il terreno, che ora si troverà più avanti rispetto al punto della struttura che può ruotare, e questo potrebbe causare un'instabilità nel carrello stesso, ovvero il carrello potrebbe non mantenere la posizione desiderata. Per ovviare a questo problema, quindi, bisogna fare in modo che anche in questo tipo di terreni il punto di contatto della ruota con il terreno sia sempre indietro rispetto al punto in cui la struttura può ruotare. E per far questo è stata ideata questa tipologia di struttura che possiamo trovare sul G91. Per quanto riguarda la specifica sul peso massimo al decollo e il peso a vuoto massimo che il velivolo avrebbe dovuto avere, Gabrielli e il suo team non riuscirono a rispettare tale requisito. E infatti il G91 aveva un peso massimo al decollo di 5.500 kg e un peso a vuoto di 3.100 kg. Tuttavia questo non fu un errore di progettazione degli ingegneri italiani, semplicemente il requisito emanato dalla NATO era veramente stringente, era quasi un'utopia realizzare un velivolo con quelle caratteristiche con un peso così contenuto. Ma vediamo ora che cosa vuol dire peso massimo al decollo e peso massimo a vuoto. Il peso massimo al decollo, o in inglese maximum takeoff weight, è il peso massimo con cui il velivolo può decollare. Questo peso include struttura, motori, avionica, carburante, payload, passeggeri e qualsiasi altro carico, mentre il peso a vuoto include soltanto la struttura, i motori, l'avionica e i sistemi di bordo. Cosa fu fatto per ridurre al minimo il peso del G91? Innanzitutto vennero scelti dei materiali leggeri, ma allo stesso tempo resistenti. Vennero infatti impiegate delle leghe di alluminio e la struttura fu interamente costruita secondo la filosofia costruttiva del semiguscio, di cui mi piacerebbe parlare in dei video appositi. Fatemi sapere se l'argomento vi interessa. La fusoliera era suddivisa in tre sezioni: anteriore, centrale e posteriore. Anche l'ala del G91 è stata costruita con la struttura del semiguscio. Abbiamo quindi due longheroni che corrono lungo tutta la lunghezza di ciascuna semiala, più un terzo longherone ausiliario più corto che serviva come rinforzo per l'attacco del carrello principale. Un altro parametro chiave nel dimensionamento del peso del velivolo e la scelta del motore. Motori più leggeri e più efficienti possono sia ridurre il peso totale del velivolo, ma anche la quantità di combustibile necessaria per il volo.
In questo caso la scelta fu quasi obbligata. Infatti non era semplice realizzare un turbogetto che rispondesse ai nuovi requisiti di leggerezza e potenza, affidabilità e facilità di manutenzione. La scelta ricadde sul turbogetto inglese Bristol Siddeley Orpheus 803-02, che forniva una spinta di 22,26 kN e aveva un peso di circa 385 kg. Era composto da 6 stati di compressione e uno di turbina. Lo sviluppo di questo motore fu finanziato dal Mutual Weapon Development Program, grazie al quale gli Stati Uniti sostenevano l'acquisto o la progettazione di armi da parte dei paesi della NATO, le cui economie, industrie belliche, soprattutto quelle in ambito aeronautico, versavano in condizioni abbastanza disastrose dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Per quanto riguarda il requisito di velocità, che come abbiamo detto doveva essere pari a Mach 0.95, il G91 faceva uso di ala a freccia. Per la precisione aveva un angolo di 37,5 gradi calcolato al 25% della corda. Se avete visto alcuni miei video ormai saprete bene il motivo per cui alcuni aerei utilizzano un'ala con un angolo di freccia positivo, ovvero un'ala inclinata all'indietro. Quando un velivolo si trova a volare a velocità prossime a quella del suono, anche se siamo ancora in subsonico, ci saranno sicuramente dei punti dell'ala in cui il flusso è già supersonico. Questo perché un flusso d'aria che investe un profilo alare tenderà ad accelerare sul dorso del profilo, diminuendo di conseguenza la pressione, e decelerare sul ventre, dove invece aumenterà la pressione. Proprio questa accelerazione del flusso, che investe l'ala già ad una velocità prossima a quella del suono, subisce un'accelerazione portando la velocità locale a eccedere il Mach uguale a 1. Questo implica la formazione di onde d'urto sulla superficie alare con un conseguente aumento di resistenza. L'abbiamo visto molto bene quando abbiamo parlato dell'F-104. Per ritardare l'insorgere di onde d'urto e quindi ritardare questo incremento repentino di resistenza, uno dei metodi che si possono utilizzare è quello appunto di ruotare l'ala indietro. In questo modo il flusso che investe l'ala potrà essere scomposto in due componenti, un flusso perpendicolare al bordo d'attacco e un flusso parallelo al bordo d'attacco. Il flusso che contribuisce alla portanza è quello perpendicolare al bordo d'attacco, che però adesso avrà una componente di velocità più bassa, in quanto è solo una parte dell'intero flusso che investe l'ala. Di conseguenza, anche se questo flusso accelera sul dorso dell'ala, non arriverà a superare il Mach uguale a 1. Che succede invece al flusso parallelo? Diciamo che non influisce sulla generazione di portanza, però crea uno scorrimento laterale che tende a incrementare lo strato limite sul profilo alare man mano che si procede dalla radice verso l'estremità. Quindi avremo che verso l'estremità alare lo strato limite sarà più spesso e dunque il flusso tenderà a separarsi più facilmente dal profilo rispetto ai profili che si trovano verso la radice. Questo ha un effetto molto importante, in quanto fa sì che un'ala con angolo di freccia positivo inizia a stallare prima all'estremità. Per ridurre questo fenomeno, il G91 utilizzava una paratia antiscorrimento su ciascuna semiala, detta anche fence, che altro non era che una piccola superficie disposta perpendicolarmente alla superficie alare, che aveva quindi il compito di interrompere questo flusso che scorreva lungo il bordo d'attacco e in qualche modo raddrizzarlo. Anche il piano di coda orizzontale era dotato di angolo di freccia, anche se le sue dimensioni hanno subito delle variazioni durante i vari test di volo, soprattutto a seguito di un incidente di cui parleremo tra poco. Sempre restando in ambito aerodinamico, il distacco del flusso da una superficie era un fenomeno che riguardava non solo l'ala, ma anche ad esempio la fusoliera. Come sappiamo, quando si ha un distacco anticipato del flusso da una superficie aerodinamica, ciò provoca un decadimento delle prestazioni rispetto a quelle per cui la superficie è stata progettata. Nel caso della fusoliera, che è una superficie aerodinamica, avviene il medesimo effetto. Man mano che si procede dal muso verso la coda,
il flusso tenderà prima o poi a staccarsi, comportando che cosa? Un aumento della resistenza. Per contrastare questo effetto, il G91 montava dei generatori di vortici nella parte posteriore della fusoliera, vicino agli impennaggi, con il compito di generare appunto dei vortici che andavano a energizzare lo strato limite e ritardare la separazione del flusso, con l'obiettivo di ridurre la resistenza. Effettivamente il G91 nei primi giorni del 1957, soli 6 mesi dal primo volo, riesce a raggiungere la velocità pari a Mach uguale a 1 in affondata, con ai comandi il comandante Bignamini. Un altro requisito prevedeva la protezione del pilota e dei serbatoi di combustibile. Iniziamo col dire che l'abitacolo era pressurizzato e condizionato, e già questo offriva un certo comfort al pilota. Ma per arrivare alla protezione richiesta dalla specifica, fu installata una corazzatura anteriore, posteriore e inferiore, composta da lastre d'acciaio. Il canopy era in blindovetro, ossia un particolare tipo di parabrezza in grado di proteggere il pilota da proiettili, detriti e in generale oggetti che potevano impattare ad alta velocità contro il tettuccio dell'aereo. Sempre parlando della sicurezza del pilota, dobbiamo dire che il G91 era dotato di un seggiolino eiettabile, inizialmente la versione MK4, ma successivamente venne sostituito con il modello Martin Baker MK6 del tipo 00. L'ultimo requisito che analizziamo è quello sulla manovrabilità. Il G91 fu progettato in modo tale da rispondere esattamente agli input del pilota. In pratica questo velivolo doveva avere un comportamento prevedibile. Per questo motivo l'ala del velivolo fu dotata di un angolo dietro positivo di soli 1 grado e 30 primi. Ovviamente questo era un velivolo stabile, non avevamo allora sistemi di controllo fly by wire, aveva una configurazione convenzionale per quanto riguarda la stabilità, ovvero con il baricentro anteriormente al punto di applicazione della portanza, e anche di questo ne abbiamo parlato in tanti video. Oltre a questo, possiamo vedere che gli alettoni in grado di comandare il movimento di rollio erano molto grandi. Questo perché? Perché bisognava rispettare il requisito dei 100 gradi al secondo. E quindi il comando sul rollio che riuscivano a dare degli alettoni così grandi era molto intenso. Sempre in termini di controllabilità del velivolo nei vari assetti di volo, poiché il G91 aveva un'ala bassa, si è cercato di innalzare il piano di coda orizzontale, in modo da evitare qualsiasi interferenza tra il flusso che possiamo definire sporco, disturbato, che si ha a valle dell'ala con i piani di coda. Sfalsando quindi il piano di coda orizzontale rispetto all'ala, si avrà che lo stabilizzatore riceverà un flusso più o meno indisturbato a seconda delle condizioni di volo. Per il controllo del beccheggio abbiamo un classico equilibratore, anche se ai fini del trimmaggio l'intero stabilizzatore poteva essere ruotato. Il G91 inoltre fu progettato pensando soprattutto alla praticità e alla facilità di manutenzione, due fattori estremamente importanti per la tipologia di velivolo richiesto dalla NATO. Se infatti osservate la fusoliera, noterete la presenza di numerosi pannelli apribili e ispezionabili, che permettevano un accesso semplice e immediato a molti degli strumenti o dei componenti chiave del velivolo. E questo significava che, invece di dover smontare intere sezioni dell'aereo o richiedere attrezzature speciali, i tecnici potevano facilmente accedere alle parti fondamentali semplicemente aprendo questi pannelli. Questo è un esempio di design funzionale che rese il G91 estremamente efficiente dal punto di vista della manutenzione. Un altro punto di forza è che la manutenzione poteva essere effettuata anche da un esiguo numero di tecnici. Infatti l'aereo poteva essere riparato, controllato e messo nuovamente in funzione senza la necessità di essere riportato in officina o in un hangar speciale. Questa facilità di manutenzione sul campo era proprio un grande vantaggio e probabilmente è stato uno dei fattori che ha decretato la vittoria del G91. Il G91 viene dichiarato ufficialmente il vincitore del concorso della NATO nel gennaio del 1958. Tuttavia, come accennavo all'inizio, il suo trionfo non è stato accolto con un applauso dai vari paesi della NATO, diciamo così. Anzi, la vittoria del G91 non venne assolutamente digerita
né dalla Francia né dall'Inghilterra, ma anche internamente in Italia, intendo, ci furono delle proteste. Proviamo quindi a vedere quali sono i motivi di tanto malcontento. Attenzione, con quello che sto per dire non voglio assolutamente accusare nessuno, non perché mi intimorisca farlo, ma semplicemente perché non ho trovato fonti attendibili e certe. Vi descrivo quindi quali sono i punti su cui i concorrenti si sono appellati. Iniziamo col dire che la Fiat fu accusata di aver sfruttato il fatto di costruire su licenza l'F86K americano per pantografare, ovvero tra virgolette copiare, il G91. Effettivamente, guardando i due velivoli, essi sembrano molto simili, o meglio, il G91 sembra essere un fratello minore dell'F86, entrambi monomotore, con la presa d'aria posizionata sotto la cabina di pilotaggio, ali a freccia, impennaggi con angolo di freccia, design generale molto simile e così via. Tuttavia, realizzare un velivolo più piccolo, più leggero, con delle capacità operative abbastanza diverse da quelle dell'F86K, non può essere ricondotto a una semplice progettazione in scala di un velivolo più grande. Ci sono delle accortezze aerodinamiche, per esempio, di cui bisogna tener conto. Non vi è dubbio però che la Fiat sia stata molto lungimirante nell'avviare queste collaborazioni con gli Stati Uniti, che gli hanno permesso di acquisire un notevole know-how, continuato anche poi con l'F104. Inoltre, il 26 febbraio del 1957, il G91 subì un improvviso incidente. Il velivolo, infatti, con ai comandi sempre il comandante Bignamini, mentre stava effettuando dei voli prova a bassa quota ed elevata velocità, sperimentò il fenomeno del flutter, che causò addirittura la rottura dei piani di coda. Il pilota dovette eiettarsi e il velivolo andò distrutto. Prima di continuare a vedere perché questo incidente ha scatenato critiche da parte dei concorrenti, cerchiamo di vedere velocissimamente che cos'è il flutter. Anche qui ne avevo parlato in un video sull'F15, ma riprendiamo un attimo il fenomeno. E diciamo che il flutter è un fenomeno aeroelastico. Che cosa vuol dire? È un fenomeno in cui intervengono sia forze di tipo aerodinamiche che forze di tipo elastico. Lo so, vi avevo annunciato che ne avrei parlato in modo dettagliato in un video apposito e ancora non l'ho fatto, ma lo farò. Diciamo che il flutter è un fenomeno autoeccitante su una superficie come un'ala, lo stabilizzatore, il timone. In determinate condizioni di volo, soprattutto ad alta velocità, le forze aerodinamiche possono deformare la struttura della superficie alare, la quale, deformandosi, andrà a modificare il campo di forze aerodinamiche agenti su di essa. E questo porterà a un'ulteriore deformazione della struttura in un circolo vizioso che tenderà ad aumentare l'oscillazione, la vibrazione sulla struttura, fino a causare danni strutturali o addirittura la completa rottura. Nel caso del G91, il flutter si manifestò sui piani di coda, come ho detto, portando proprio alla rottura dell'intera sezione di coda. Fu un colpo molto duro, bisognava innanzitutto capire il motivo del cedimento strutturale. Adesso vi sto dicendo che flutter, ma non era scontato. Per individuare le cause bisognava lavorarci, bisognava studiare, indagare e riprodurre le condizioni di volo in gallerie del vento, che però l'Italia non aveva a disposizione. Gallerie del vento in grado di portare il modello a velocità prossime a Mach uguale a 1. Quindi teoricamente la Fiat non aveva la capacità tecnica di andare a indagare il problema riscontrato. Se non che sia la NACA americana che il centro francese Oneia, gestito dal presidente Maurice Roy, un amico, guarda caso, di Gabrielli, mise a disposizione le sue conoscenze, le sue attrezzature, e questo permise alla Fiat di riuscire a effettuare tutte le prove di volo previste fino a individuare il problema, risolverlo, fu risolto aumentando la superficie dei piani di coda e potendo così tornare a gareggiare. Senza quindi questi aiuti esterni più o meno spontanei, i concorrenti dicevano che il velivolo non sarebbe stato in grado di essere ricostruito in così breve tempo, riprogettato in così breve tempo. Infine, altre insinuazioni riguardavano proprio la figura dell'ingegner Gabrielli, sia per il fatto che lui era stato allievo di Theodor von Karman durante gli studi, e guarda caso von Karman, come ho detto, era il presidente della commissione che valutava i progetti. Un'altra figura importante, e aveva una certa
influenza nel mondo aeronautico, era il suocero di Gabrielli, il professor Crocco, e quindi alcune accuse volevano che queste amicizie avrebbero influenzato la commissione al momento della decisione del vincitore. Al di là di queste supposizioni non confermate, c'è da dire che il G91 è stato uno dei velivoli italiani di maggior successo in termini di numeri. Fu prodotto in 753 esemplari. Sarebbero potuti essere di più? Assolutamente sì. Le linee guida della NATO, che prevedevano nel documento che il vincitore del concorso avrebbe dovuto equipaggiare le flotte dei paesi della NATO, non fu rispettato. E quindi gli unici paesi ad utilizzare effettivamente il G91 furono l'Italia, la Germania e il Portogallo. Portogallo che acquistò aerei di seconda mano dalla Germania. Che dire, questa è la tecnica e la storia abbastanza controversa del G91R. Lo so, ci sarebbero tante altre cose da dire su questo velivolo. Ad esempio potrei parlare del G91Y e sicuramente lo farò magari in uno short. Per ora quindi io spero che il video vi sia piaciuto, anche se è molto lungo, spero di essere riuscito ad organizzare bene gli argomenti, a renderli semplici, lineari e comprensibili. Se questo video appunto vi fosse piaciuto, lasciate un mi piace e io vi ringrazio tanto per l'affetto che mi dimostrate e per la pazienza che avete nell'aspettare questi miei video che escono con una cadenza non tanto regolare. Noi ci vediamo alla prossima, spero abbastanza presto. Un saluto a tutti, ciao!